Attendiamo tutti, quantomeno molti, con ansia l'esito delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti d'America. Fra poche ore sapremo che impronta politica avrà la politica americana, un'impronta nazionale la quale certamente avrà dei forti riflessi sul contesto non solo mondiale, non solo internazionale in termini generali, ma sul contesto mondiale. Per quanto riguarda gli aspetti che interessano la nostra Europa, i rapporti con l'Unione Europea, certamente vi saranno delle influenze, degli impatti diversi a seconda la persona che vincerà. Sappiamo che Trump, per quanto riguarda la Russia, ad esempio, sostiene che Putin sia un interlocutore affidabile e non ha nulla in contrario che la Russia sostenga Assad in Siria, in una realtà che sta comportando ogni giorno morti e disastro. Per quanto riguarda invece la Clinton, sappiamo che è nettamente contraria a Putin, vorrebbe imporre delle sanzioni molto forti e ritiene che debba essere conclusa, che debba essere bloccata questa mattanza che si sta svolgendo nella Siria e nel contesto, diciamo, del Medio Oriente. Ecco dunque la realtà diversa che si può presentare, ma per quanto riguarda l'Europa evidentemente dobbiamo pensare che la vittoria di uno, la vittoria dell'altro avrà delle influenze molto forti. Comunque, qualunque sia la vittoria, dobbiamo considerare che l'Europa deve adeguarsi, deve attrezzarsi, deve considerare che non è possibile muoversi prescindendo evidentemente da quello che sta succedendo in America, ma prescindendo anche da quella che è la Federazione Russa. In questo contesto ritengo che l'Unione Europea debba assolutamente rafforzare molto più di quanto non lo sia ora la sua politica estera e di sicurezza. Deve rafforzare la politica di sicurezza, deve riprendere con forza, determinazione e coraggio l'idea, la volontà che aveva De Gasperi ancora nel 1952 di istituire la comunità di difesa. Oggi viviamo in una realtà di crescente interdipendenza e dobbiamo tenere in considerazione che effetti, situazioni, realtà, fenomeni che si verificano in qualsiasi parte del mondo possono avere effetto anche sulla nostra nazione, sulla nostra Europa. È pertanto necessario che gli stati nazionali, che i governi nazionali si rendano conto che è necessario rafforzare questa Unione Europea che sta attraversando un momento molto difficile. Questo serve per la sicurezza di tutti i popoli europei e anche nell'interesse degli stati nazionali. Grazie.